Buongiorno e buon caffellatte a tutti. Oggi è giovedì 12 di gennaio. In studio con me Melania Sciscio. Fra pochissimo, lei è una marketing manager, ha studiato in Italia, ha un'esperienza importante all'estero e poi il rientro in Puglia per confrontarsi con il mercato del lavoro italiano e del sud. Parleremo con lei naturalmente di marketing, di cervelli in fuga e di tanto altro. Saluto Stefania Di Michele. Buongiorno Stefania. Buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti. Bentornata, sei contenta di essere tornata? Prima volta credo, no, non è la prima volta nel 2023, però devo dire che questa settimana forse mi sei mancata oltremodo. Ci siamo mancati particolarmente. Va bene così. Con Stefania vedremo tra pochissimo tutte le notizie della nostra redazione. Poi da Corte Bracco dei Germani, Cosimo Maddalena, maestro pasticcere con fornelli d'autore, e torna con noi per la prima volta in questo 2023 Paolo Labati con le notizie della settimana. Iniziamo subito, puntata ricchissima al Macco del Giorno. Vediamolo insieme. Come sempre tanti gli argomenti da affrontare in questo giovedì insieme, oggi lo facciamo con una marketing manager, c'è con noi quest'oggi Melania Sciscio. Buongiorno Melania. Buongiorno Francesco, grazie per l'invito. Benvenuta in trasmissione. Grazie. Come stai? Bene, bene. Tu? Tutto bene, io benissimo. Devo dire che questo 2023 è iniziato splendidamente, come sempre. Tu hai passato delle buone vacanze, sei stata qui in Puglia, sei andata fuori. Sono rimasta piacevolmente in Puglia e in famiglia, quindi ne ho approfittato, perché l'anno scorso siamo stati bloccati causa Covid, quindi non passavo il Natale in famiglia da 2 anni e mi è piaciuto tanto. Ah, perfetto, quindi comunque rientrare in famiglia dopo 2 anni, sì. Ti sei goduta un attimino anche quelle che sono le tradizioni natalizie. Ti sono mancate? Beh, abbastanza, sì. Io sono molto legata agli affetti, alle tradizioni e anche alla nostra terra, devo dire. Quindi sì, questi sono momenti speciali per approfittarne un po' del tempo libero in più e quindi viverli con le persone care, amici che tornano dall'estero magari, oppure dal nord, e la famiglia ovviamente. Parliamo un po' di te, vorrei aprire subito l'argomento, perché iniziamo dal giorno della tua laurea, da quando sei diventata dottore. Che domanda ti sei posta nel giorno proprio della laurea, il giorno dopo, quando è finita la festa? Sto qui, rimango in Puglia o vado via? Allora, confessione che in pochi sanno. Ah, iniziamo forse subito con le confessioni. Sì, così, tac, il 2023, confessione. Parlai a mia madre di questo, dissi: vado via. Dove vai? Sì, ma mi senza affaccio... sapere dove andare. No, sapevo, okay. Avevo questo richiamo su Londra, no? Lei era un po' perplessa, forse perché appena laureata, diceva: ma dove vai? Magari resta un po'. Dici: no, voglio andare a Londra. Poi inizi a rifletterci, perché sono una persona che riflette tanto, valuta e pensa prima di agire, no? Sono molto sognatrice, però ho una parte bella che razionale mi tira giù, ti tiene giù tanto. Quindi, andando a valutare tutte le sfaccettature, visto che mi sarei affacciata senza effettivamente, non c'era un lavoro prestabilito, non c'erano degli amici da raggiungere, non c'era nulla, non ero pronta. C'era un sogno da inseguire? Crescere. Okay, quindi neanche un sogno ben definito. Non definito, okay. Una serie, io ne ho tanti, ho tante idee e tanti sogni, forse ecco, anche questo c'è da dire.
mentre ero lì per riflettere, riflettendo sulla situazione, quindi valutando i pro e i contro, ho trovato il mio primo lavoro qui sul territorio, quindi lo interpretai un po' come il segno del destino, che dice ma proprio ora che hai trovato il lavoro qui non ce n'è tantissimo, inizia qui, poi vedrai, poi valuterai meglio. E mi è passata questa idea, ho detto ah, non è il momento, e sono rimasta qui. Ah, ok. Quindi ho avuto questa parentesi, questa prima fase qui in Italia, qui in Puglia. Sì, e sì. Poi? E poi pian piano sono passati gli anni, ho attraversato varie esperienze lavorative anche molto belle e importanti che mi hanno formato, e poco dopo i 30 anni mi è risorto questo pallino. C'era, no, il pallino, era dentro, devo andare a fare un'esperienza quasi fuori. Quasi rigurgito di sogni, non lo so. Poi ho detto, ma io adesso me stessa, io non voglio svegliarmi tra 10 anni, mi sono immaginata ai 40 anni, manco mi avessero fatto la domanda degli HR manager, no? Come ti vedi a 40 anni? Possibilmente con non troppi rimpianti. Quindi questo mi ha spinto a partire, ad abbandonare le mie certezze, mentre magari ero circondata in quel periodo da amiche che invece si orientavano sulla stabilità, quindi il loro primo pensiero è ho 30 anni, non ho un fidanzato. E io dicevo, io ho 30 anni, non ho un fidanzato, ma forse vado a Londra. Che va bene. E quindi sì, mi sono affacciata così a Londra, anche con il pretesto di imparare un po' di inglese, che era un mio tallone d'Achille, e poi Londra. Come è andata? L'hai imparato un po' l'inglese, perché ci sei stata un po' a Londra sì, poi. Sì, sono stata quasi 2 anni, mi sono tanto messa alla prova, ho frequentato una scuola, ma poi mi sono proprio così lanciata in città, e poi quotidianamente andando a confrontarsi con persone, il lavoro, cioè, e quant'altro. Cioè, lavorato lì. Anche. Sì, è sì. Facile o è difficile inserirsi in un paese estero? Perché noi diamo per scontato ogni volta che i giovani o anche persone, lavoratori, si spostano per desiderio, per necessità alle volte, però poi confrontarsi con una nuova nazione, in questo caso l'Inghilterra, si è accolti in Inghilterra o hai trovato difficoltà? Specifico che Londra non è l'Inghilterra. Sì, assolutamente, cioè, come qualsiasi paese, anche Milano non è l'Italia, anche Roma non è l'Italia. Esatto, perfettamente, perché è proprio un mondo a sé. Io mi sono preparata tanto prima di partire, che vuol dire, ho proprio scritto un diario, esempio delle mie paure, cosa avrei fatto se fosse successo qualcosa, un po' andando a disinnescare quelli che erano dei meccanismi miei personali di paure, ok? Londra poi ha anche dei meccanismi da metropoli che si vengono a scatenare, come in Italia molto spesso Milano, forse più Milano rispetto a Roma e Napoli, per esempio, sì. Mi vengono... Io dico infatti che Milano è la cugina piccola di Londra, no? Perché sono più simili rispetto esattamente a Roma o al sud. Però arrivando lì, dopo un percorso che ho fatto su di me, esempio, anche andare a correre sotto la neve a Bari, che se lo dice un barese dice ma come? Non puoi aspettare febbraio che non c'è più neve. Ma ci sono amici che non escono la sera se piove, figuriamo anche mia madre, mio padre, ma esci oggi. Abbiamo 10 mesi di sole, giusto, giusto, ti avranno detto in quel momento. Ma io l'ho fatto perché volevo combattere anche quello, la meteoropatia, lo stereotipo, il freddo, esatto, me stessa. E poi arrivata lì, invece sono stata stimolata tantissimo dalle varie culture che si trovano, perciò dico Londra è un micromondo, no? Io paragonavo Londra alla Puglia anche come regione, come grandezza, perché per percorrere lunghe distanze, per andare al lavoro, per trovare amici, ci vuole più di un'ora a volte, 1.5 ore, 2 ore, cioè per spostarsi in città. Mi viene da chiedere a questo punto anche a Stefania. Stefania, tu che hai girato e hai vissuto in tanti posti in Italia, vai a correre con la neve quando sei a Bari, perché tu vivi a Bari? Io non vado proprio a correre. Zero, niente. Quindi anche se c'è il sole, 40 gradi, 20 gradi. No, diciamo, ti racconto un piccolo aneddoto. Mi ero iscritta in palestra a gennaio. Buoni 2020, propositi. Dopo 2 mesi è scoppiata la pandemia, quindi non mi fate andare a correre. Quindi tu fra i buoni propositi del 2023 non hai la palestra come l'80% di noi. No. No. Tu invece, Melania, ce l'avevi già l'iscrizione in palestra? Per quest'anno? Per quest'anno. No, io ormai durante la pandemia ho iniziato ad allenarmi da sola guardando il monitor e sto continuando così perché mi trovo molto bene. Ah, ho i miei tempi, mi ritaglio il giusto Quindi spazio. Non è nei buoni propositi del 2023, ce ne sono altri? Sì, ce ne sono altri, onestamente. Hanno altre priorità, ecco. Va bene, parlavamo di Londra, parlavamo naturalmente anche del rapporto con la tua città e la tua Puglia. Come mai poi a un certo punto decidi di tornare in Italia? In Puglia, effetti della Brexit, volontà di cambiamento, nostalgia di casa?
Motivi personali, familiari, okay, mi hanno riportato qui sul territorio e non ero sicura sarei restata. Quindi io sono tornata con un ottimo tempismo 2 mesi prima della pandemia. Ok, anche un tu. Un ottimo rientro, quindi avevo altre prospettive nel medio-lungo termine che ovviamente non si sono avverate perché tornando qui pensavo tutt'altro e poi, ma anche il mondo pensava tutt'altro, poi c'è stato un imprevisto. La pandemia ha cambiato tanti programmi di tante persone sicuramente. Sì, e quindi tutto è cambiato, però devo dire che ho trovato una Bari differente, una Puglia differente tornando, non me l'aspettavo. L'impatto nel rientro positivo è stato... Positivo o negativo? Positivo. Mm. Appena rientrata no, cioè il primo mese... Era meglio non rivolgermi la parola perché lo shock culturale era forte. Io non pensavo quando mi raccontavano, ma è difficile, cioè, secondo me esagerano, hanno vissuto un po' fuori. E no, invece si verifica davvero quando si entra in un certo circuito differente. Io ero abituata a tutt'altro, le regole sopra ogni cosa. Un mondo che gira e va realmente come dovrebbe andare. Anche quindi... molto più veloce perché ha le regole e invece naturalmente di tornare qui ti sei trovato un attimino... La lentezza, per strada, camminando, io sorpassavo le persone perché io le correvo sempre a Londra. Correvo realmente, non solo camminavo, correvo per strada con lo zainetto per andare al lavoro, no? E qui se corri ti guardano male perché... sta succedendo uno scippo per dire, così. Però, è così, oppure è se sei in tuta va bene, ma se sei magari vestita per uscire no. Sei consulente di marketing e strategie digital, parliamo un attimino anche di questo argomento perché noi lo affrontiamo anche molto spesso con tante notizie, sia con Stefania che con gli altri giornalisti della redazione di News24.it. Ti faccio una domanda particolare, certo. Possiamo dire di essere già in un'era post-social? Si vocifera questo, ecco, si vocifera un po' di stanchezza, le nuove generazioni si stanno allontanando tantissimo dai social, ne provano di nuovi ma poi tendono a usare poco il cellulare. C'è chi addirittura ha formato delle community dicendo ritorniamo al passato, viviamo senza tecnologia, cioè proprio... Cioè, quasi a troppo assorbiti dalla tecnologia, troppo invasi psicologicamente dalla psicologia, dai social, da dire no, lasciamoli stare per un po', arrivare praticamente a un paradosso quasi. Esattamente, sì, siamo... Secondo me non ci siamo totalmente in questa fase, però... È una fase embrionale di un'era post-social. Potrebbe, è un'ipotesi. Come vedi i social nel prossimo futuro? Perché se pensiamo ai social che noi ormai utilizziamo da tanto tempo, Facebook lo utilizziamo da più di 10 anni, quindi per un social, per una app è tantissimo, WhatsApp lo utilizziamo da tanto tempo ed è un social, Instagram è diventato già maturo, i ragazzi si spostano naturalmente, erano su Facebook, poi sono andati su Instagram, fuggono dai grandi, facciamo così, ora sono su TikTok, anche gli adulti sono su TikTok e si stanno spostando per nuove me, anche tu. Sì, ma guardo principalmente video divertenti, mi tengo aggiornata. E poi c'è Bireal anche, no? Volendo citarne un ulteriore, crescono come funghi. C'è stato Clubhouse durante la pandemia che era solo su voce, quindi un'altra novità forte. Nata e poi forse stoppata da diritti di privacy, anche lì c'è stato qualche problemino. Che cosa avviene secondo te fra poco? Potrebbe avvenire? Che so, Facebook finisce, non lo utilizza più nessuno, Instagram avrà un exploit, Twitter viene a mancare, TikTok ha un exploit, non ne ho idea, io non sono preparato, però mi interrogo. Vorrei provocatoriamente dire si ritorna alla vita reale. Non sarebbe male, questo è fuori discussione. C'è gente che vive troppo in un mondo parallelo e quasi non va a collimare con la realtà. Cioè per me è importante avere una certa coesione con l'offline e l'online e non per tutti è così. No, assolutamente. Questo tra l'altro è il problema. Una cosa bellissima ed è vero, bisognerebbe anche fare autotraining o farsi insegnare. Io dico sempre che ormai dovremmo insegnare forse i social e il web nelle scuole, i tempi sono maturi per capire quanto tempo dedicare all'online e quanto essere offline per non mischiare le due cose. Stefania, tu riesci a gestire bene online e offline? Sei giornalista, quindi immagino sei sempre connessa. Io cerco di staccare a un certo punto della giornata, principalmente quando ho fatto la mia buona dose di lavoro e che comunque faccio con passione, cerco di staccare anche la sera. Non sempre è facile perché
soprattutto nel nostro mestiere, dove devi essere sempre alla continua ricerca di notizie, a volte è complesso, però ogni tanto ci si deve imporre. Assolutamente sì, e poi ci si rende conto dei benefici di staccare un telefono, perché se riesci a stare un giorno senza telefono ti rendi conto di una nuova vita rilassata. Ma non esageriamo, un giorno è assai. Ecco, vabbè, ci ho provato, facciamo così. Stefania, anticipazioni della rassegna stampa. Sì, Francesco, stavo leggendo un po' di curiosità, magari iniziamo con una cosa bella leggera, psicologia, che effetto fa il disordine? Ordina il cervello, gli confonde le idee. I geni vivono nel caos, forse, ma la scienza assicura il disordine sovraccarica la mente e la distrae da tutto ciò di cui si deve occupare. Se i geni vivono nel caos, io non sono assolutamente un genio. Io lo dico qui perché comunque credo e spero di essere un attimino ordinato. Poi ho un parti di disordine, però appena vedo disordine so, programmo già di eliminare il disordine. Tu? Dipende dall'area della casa, ecco. Ok, però io credo area in disordine e quale area in ordine? Allora, il disordine creativo io lo definirei quello nei pressi della scrivania, con post-it, due agende, i fogli, la to-do list, no? Ho sentito altre persone giustificarsi dicendo: no, ma è un disordine creativo, ho il mio ordine nel mio disordine. Però io supporto Melania, io ti supporto. Ma sono fra due persone simili disordinate, quindi facciamo così: lanciamo la pubblicità, che è meglio così. Già mi avete preso della RAM del cervello, va bene così, torniamo fra poco. Eccoci qui sempre in diretta, 7:50 del mattino in questo momento, sul canale 18 di Telesveva, in onda con Caffellate, con la nostra ospite quest'oggi, Melania Sciscio. Fra poco vedremo tutte le notizie con Stefania Di Michele di quest'oggi. Vedo invece in collegamento, in questo momento, come sempre per la parola del giorno, oggi è con noi Maria Rosa. Buongiorno Maria Rosa, come stai? Buongiorno. Tutto bene, grazie a voi. Anche tu da casa, noi siamo bene qui in studio. Sì, non ti sei ancora mossa per andare a scuola? Che cos'hai quest'oggi? No, alla prima ora? No, oggi si entra in seconda. Ah, che bello! Io amavo le giornate di entrata alla seconda ora. A che ora? Alle 9:30? Alle 9, sì, alle 9. È stata una fortuna oggi. C'erano giorni che entravo alla terza ora, alle 10, con molta calma, proprio da sud, come dicevamo prima con Melania. Parola del giorno, di che cosa ci parli quest'oggi? Sì, allora oggi vi parlo della parola opportunità, che è una parola che per me ha un significato molto importante, ma credo anche per noi giovani. Infatti appunto deriva dal latino opportunitas, e se volessimo cercare il suo significato su internet ci direbbero che è la presenza di una o più circostanze o di condizioni appropriate o favorevoli al concretarsi di un'azione. In realtà a volte la parola opportunità viene legata anche a dei significati un po' negativi, perché le parole che ne derivano sono opportunismo, opportunista, però penso che bisogna rendere un po' giustizia a questa parola. Infatti io la vedo in una connessione completamente positiva, e credo che le opportunità siano importanti, siano il motore dei giovani. Penso che le opportunità servano a dare fiducia ai giovani e li facciano sentire parte di una comunità, li facciano sentire cercati e quindi pronti a lanciarsi in nuove esperienze. Infatti la parola opportunità, almeno nel mio caso, è legata soprattutto alle esperienze, al fatto che possano essere sì certamente negative e positive, però ognuno di noi dalle opportunità si porta dietro qualcosa, e anche perché lasciano il segno, come le esperienze appunto lasciano il segno. E quindi credo che sia molto importante concedere appunto le opportunità, far sì che il giovane si senta apprezzato, si senta riconosciuto grazie a queste ultime, e anche perché le opportunità molto spesso corrispondono anche all'idea di futuro, e quindi penso che questa sia davvero una cosa importante, una parola che ci faccia sentire tutti apprezzati e coinvolti. Ti devo dire, Maria Rosa, io ti ringrazio personalmente, perché non avevo mai notato effettivamente una parola bellissima come opportunità avesse invece nel opportunista un'accezione in Italia forse negativa. Molto spesso da paese a paese forse cambia, però l'opportunista alla fine non è altri che una persona che cerca le opportunità e le coglie, ed è sempre qualcosa di positivo. Sicuramente può essere anche negativo, però è qualcosa di positivo. Quindi grazie, io auguro a te naturalmente di poter cogliere tutte le opportunità nella tua vita, grazie, che riguardi studio, lavoro e vita, e grazie per averci dato la parola del giorno. Grazie a voi. Ciao, buona giornata Maria Rosa. Mi sbaglio? Opportunista effettivamente io non avevo mai pensato che fosse
una parola, cioè l'abbiamo sempre interpretata come parola negativa, però alla fine faccio un esempio, mm-hmm. abbiamo avuto il Covid, ne abbiamo parlato anche molto certo, spesso, sì. nel periodo del Covid è vero, c'è stato equilibrio in alcune persone, disequilibrio in tante altre persone, però anche in un momento di emergenza si sono create poi delle opportunità per persone alle quali è venuto a mancare il lavoro e via dicendo, non credi? Certo, ma c'è stata anche una bella reazione per quanto riguarda il digital di cui prima abbiamo parlato, abbiamo accennato qualcosa, secondo me il nostro paese si è digitalizzato di più, cioè penso vero. Che non sia solamente secondo me, ci sono dei dati che lo riportano e ha insegnato anche tanto, esempio la fila, no fare la fila era una cosa quasi sconosciuta qui nelle nostre parti, invece adesso è bellissimo, addirittura si sa cos'è fare la fila, no? No, penso anche al, hai detto effettivamente di un exploit del digital, sì. Sì, anche dal punto di vista del governo, penso all'identità digitale, alla possibilità di migliorare, sburocratizzare da questo punto di vista, tra l'altro si è parlato anche in questi giorni di identità digitale, il bigliettino da visita cartaceo anche delle aziende forse è stato anche surclassato, vai a vedere, da una vetrina web, da una pagina social più curata, perché venendo meno le interazioni sociali, ognuno doveva portare la propria immagine, la propria azienda sul web, no? Assolutamente sì, è molto importante ed è essenziale essere sul web nel 2022, 2023, direi anche nei prossimi anni, a prescindere dall'evoluzione dei social, riprendendo un po' prima. Sicuramente, è vero. Stefania, allora, notizie del giorno, che cosa abbiamo quest'oggi con la rassegna stampa? Sì, sì, Francesco, iniziamo con le testate nazionali, iniziamo con il Corriere della Sera, il titolo principale è chiaramente sul caro benzina, notizia che sta facendo molto discutere perché appunto, lo leggiamo dal titolo, benzina, il caso delle accise, perché appunto sta facendo molto discutere la scelta del governo Meloni sui tagli negati dal punto di vista proprio delle accise, cioè le accise non verranno abolite, lo ricordiamo, erano state abolite fino al 31 dicembre, il governo Meloni ha deciso di non prorogarlo, la Premier ha spiegato anche in un video ampiamente sui social le motivazioni di questa scelta, additando appunto la questione alle fasce più deboli, nel senso che quei soldi si preferisce darle alle fasce più deboli, infatti il titolo è Meloni tagli impossibili ora, finanziati altri aiuti, Bolzano è la più cara. Poi c'è l'immagine notizia, questa in grande Perù, strage di manifestanti, un agente bruciato vivo, queste appunto sono le proteste in Perù dopo l'arresto dell'ex presidente Castillo per il tentativo di golpe. Poi si parla di ultra, sicurezza pubblica a rischio appunto per gli ultra, l'allarme Giannini, il capo della polizia appunto ha lanciato questo allarme, si parla molto in questi giorni di questa situazione perché a seguito degli scontri che hanno visto i tifosi del Napoli, della Roma, insomma una situazione che nel 2023, permettimi di dire Francesco, non è più tollerabile. No, perché, assolutamente. Te lo dice una che allo stadio ci va, bisognerebbe andare armati soltanto di tanta passione nel vedere la propria squadra del cuore. Però credo che il ministro Piantedosi abbia detto che non ci saranno nuove leggi, saranno nuove norme, ci sarà semplicemente pugno duro nel caso dovessero succedere. Ha detto che ci saranno parecchi DASPO, perché tra gli arrestati sono già usciti dal carcere, insomma, e Piantedosi ha detto però ci saranno assolutamente tantissimi DASPO, che Stefania, sappiamo però che è un provvedimento penale. Frequenti lo sport in generale, sei anche giornalista sportiva, il DASPO paga secondo te? È una misura adeguata a quello che succede? Me la
la domanda, in teoria come, diciamo, se prendiamo il DASPO così com'è, in teoria sì, perché allontana... Spieghiamo bene, comunque, perdonami, che cos'è il DASPO, anche perché tante persone non sanno. Il DASPO intanto sanno... è un provvedimento di tipo penale, ovviamente a seconda dei casi c'è l'allontanamento da qualsiasi manifestazione sportiva, quindi non ci si può avvicinare neanche nel perimetro, per esempio, di uno stadio. Molte volte c'è l'obbligo di firma prima e dopo la partita, quindi in teoria sì, è una misura efficace affinché, anche perché voglio dire è un reato penale, quindi non è un gioco, però credo che probabilmente in questo caso non basta, Francesco, nel senso probabilmente bisognerebbe anche agire in un'altra maniera. Ora io non sono il legislatore, quindi non ho neanche le competenze specifiche per poter trattare anche dal punto di vista psicologico questo tema, però credo che non basti il DASPO, credo che bisogna fare un tantino di più anche da altri punti di vista, Francesco, francamente. Perfetto, Melania, tu segui lo sport, ti piace il calcio? Seguo la nazionale. Ok, va benissimo. Bella risposta. È una bellissima risposta, devo dire. Lì divento molto tifosa. Per il resto? Per il resto vorrei avvicinarmi al Bari, perché vedo qualche story allo stadio, il tifo. C'è tanto amore. Io allo stadio con me. Vai, vieni andate, con me. Se ci piace. La promessa l'ho invitata. Fatta a tutti, ora è promessa. Invitata ufficialmente da Stefania De Michele, andrete insieme allo stadio, poi mandatemi un selfie, ce lo mandate qui a Telesveglia, così lo mandiamo in onda. Stefania, continuiamo pure. Continuiamo con la prima pagina della Repubblica. Accise le bugie di Meloni. La Premier nega di aver promesso l'abolizione dell'imposta statale sulla benzina, ma nel programma elettorale, scrive la Repubblica, c'erano Lega e Forza Italia che promettevano di abbassare i prezzi. I gestori degli impianti minacciano uno sciopero a fine mese. Le mani di Fratelli d'Italia sul turismo, ecco la rete di Lollobrigida. Insomma, anche sulla Repubblica la notizia principale è sul caro benzina. Poi si parla dell'inviata della CNN al fronte incinta, migliaia di donne vivono così. Questa è una, secondo me, è una bella notizia, nel senso è anche una bella immagine dal punto di vista della donna, perché poi ogni donna sceglie sul proprio corpo. Lei ha deciso di andare, diciamo, di continuare a fare il suo lavoro anche incinta, anche perché essere incinta, questo lo dico a tutti i maschietti, non è una malattia, si può lavorare anche incinta. È chiaro che bisogna avere anche il consenso del proprio ginecologo, del proprio medico, ma se uno può, se è una gravidanza serena, non a rischio, tranquilla, facciamo è così, chiaro che tranquilla. Questi sono anche posti di guerra, certo. Quindi la scelta è anche quella di mettere a rischio non solo la propria vita, ma anche quella del proprio bambino. Però Francesco, perché no, voglio dire, io, Stefania, non mi sento di condannare. Mi hai dato già, se vogliamo, una risposta a un quesito che stavo per aprire, se vogliamo, da dibattere anche con Melania, perché in America ha fatto tanto scalpore la notizia, tra l'altro l'inviata della CNN è uno dei giornalisti più famosi in America, e c'è una doppia scuola di pensiero, se vogliamo, commenti sui social di persone che hanno detto non è giusto, non dovrebbe essere lì perché al quinto mese non sta preservando anche una nuova vita, persone invece come Stefania, come credo anche io, il mio pensiero, lei è libera alla fine di essere lì, sta facendo, espletando il suo lavoro, ed è da monito anche un'immagine simbolo, perché nel solo dire tante donne in questo momento in un teatro di guerra sono nella mia stessa condizione, basta dire questa cosa per lanciare un messaggio. Che cosa ne pensi, Melania? Mi unisco al vostro pensiero, anche se è una scelta molto forte, però è un messaggio che passa, e magari ha fatto quello che realmente sentiva in quel momento, rischioso sì, però è il proprio corpo, è d'accordissimo con Stefania, insomma, col vostro pensiero. Sì. Tra l'altro è al quinto mese, non è al nono, vorrei dire, e tra l'altro è americana e i giornalisti della CNN sono supportati in un qualsiasi momento anche naturalmente dalla loro rete. Stefania, continuiamo pure.
Sì, continuiamo sempre con la prima pagina di Repubblica. Traffico aereo in tilt, misterioso blackout nei cieli d'America. Francesco Putin in difficoltà, si affida in Ucraina al fedele Gerasimov. Poi si parla ancora dell'Iran, Mattarella all'ambasciatore, basta repressione. Per quanto riguarda invece la sessione storia, tiro al cinghiale per le vie di Genova, ma senza i cacciatori. Domani, sul venerdì, appunto di Repubblica, gli agenti delle Star. Questa è la prima pagina di Repubblica, Francesco. Poi passerei al locale, perché ci sono anche un po' di notizie di cronaca dal punto di vista locale. Iniziamo con una notizia che abbiamo seguito anche noi di Telesveva proprio ieri sera. Cade parte di un'abitazione in via Milano, nel centro storico di Canosa, 3 feriti ed un cane salvato dai soccorritori. Una vera e propria tragedia sfiorata questo pomeriggio ieri pomeriggio attorno alle 17.30 a Canosa. Ha crollato il solaio di un'abitazione in via Milano, in zona Castello, nella parte più antica della città. Salvati appunto un uomo canosino di 75 anni, una donna sessantenne di origini rumene e appunto questo cagnolino. Insomma, questo è l'articolo del nostro Stefano Massaro, così te lo nomino. E salutiamo Stefano, che oggi non è con noi. Tra l'altro anche Davide Suriano, anche ieri Davide era sul posto per Telesveva. Faccio un passettino indietro, passo al nazionale, dato perché comunque abbiamo visto sulle prime pagine di tutti i giornali l'apertura dei giornali è Meloni. Non ti voglio stuzzicare sulla politica, facciamo così, però ti chiedo, da osservatrice e di marketing e anche digital, e chiedo invece a Stefania da giornalista, c'è questo trend da parte dei presidenti del Consiglio, ma anche dai capi politici, di non fare più conferenze stampa o farne molte meno rispetto al passato, e invece lanciare questi messaggi dove si dice ho fatto questo perché così, senza avere un contraddittorio, che è quello dei giornalisti. È giusto o sbagliato? Non mi riferisco solo alla Meloni, ma alla politica in generale. È un trend che stanno seguendo in tanti? È cambiato rispetto al passato? Francesco, io credo che il contraddittorio sia sempre una parte essenziale, soprattutto nel nostro lavoro. Il nostro lavoro è fare domande, principalmente fare domande in base a quello che vediamo, quindi credo che parlare senza poter dare la possibilità di fare una domanda sia quasi sempre sbagliato. È chiaro che dipende poi anche dai casi, nel senso che magari ci sono quelle situazioni in cui non è una vera e propria conferenza stampa, ma è un messaggio che si vuole lanciare. Quando è così non è una conferenza stampa. Molte volte inviano anche soltanto dei video, per esempio adesso si usa fare così, e poi dopo in seguito si dibatte sull'argomento. Però io sono vecchio stampo da questo punto di vista, credo che le domande siano essenziali e credo che le risposte lo siano altrettanto. Mi collego forse anche, ora azzardo, facciamo così, Melania, anche agli influencer e anche alle persone che hanno un grosso seguito. Molto spesso dibattono o parlano, mi viene in mente che so Fedez molto spesso ha preso degli argomenti anche di politica, o anche la stessa Ferragni, però senza aprire un contraddittorio anche con i propri fan, se non tramite commento, però facendo dei video dove loro dicevano la loro, però naturalmente nessuno li poteva opporre una discussione, un contraddittorio, un no, secondo me è così. Quindi non è solo una questione politica, è anche una questione generale dei social, l'utilizzo di un io vi dico la mia e poi se volete commentate. Sì, secondo me sì, e riflettevo anche ascoltando Stefania, potrebbe essere una barriera posta, perché quando non c'è il confronto diretto e c'è uno schermo, non sappiamo chi c'è dall'altra parte. Ricordiamoci che sì, Fedez risponde, ma Fedez. Anch'io voglio fare un esempio, può essere anche un politico, ho giusto citato un nome, Fedez, il politico, la Ferragni, chiunque risponde, ma dietro lo schermo chi c'è? Mentre quando c'è una conferenza stampa tu guardi le persone, quindi è lei che risponde, la sua testa, il suo pensiero. Anche perché un video di Fedez mentre fa discorsi politici viene fra un video tipo quello che stiamo vedendo in questo momento e un video semiserio, quindi naturalmente sì, si ha un po' di confusione. Ora, esatto, è capitato Fedez, però ne potevano capitare tantissimi altri. Sì, e quindi magari è una barriera che si vuol mettere, perché poi alle spalle o c'è una squadra o c'è anche del tempo per riflettere, per valutare la giusta posizione, le giuste parole. Quindi
non so, anch'io forse sono un po' vecchia squadra, vecchia volte, scuola. A volte sai cosa succede anche? Che ti chiedono le domande in anticipo. Ora, se per esempio le domande, stiamo parlando di una cosa un po' più leggera, dove c'è un'intervista di un certo tipo, ok, però se stiamo parlando di cose un tantino più importanti, tu non mi puoi chiedere la domanda in anticipo. Devo dire che anche qui a Caffellate c'è stato qualcuno che ha chiesto le domande in anticipo e io tranquillamente con Stefania, ma... giornalista, abbiamo detto anche no. No, se ma mi siamo, sedete qui a ma stiamo parlando di argomenti leggeri, però certo. Se io sto parlando di un argomento importante, magari sto conducendo un'inchiesta, un approfondimento con una persona che tra l'altro sa stare davanti alle telecamere, parlo chiaramente di politici, di personaggi di un certo tipo, e tu non mi puoi chiedere la domanda in anticipo. Assolutamente no, sicuramente così come anche io non chiedo le domande in anticipo a me, di Stefania la lascio fare, rischiando ogni giorno qui a Caffellate. Sicuramente ci fermiamo qualche secondo, torniamo fra pochissimo con Melania Sciscio e le altre notizie di Stefania, poi ci sarà Paolo Labati in collegamento e Fornelli d'Autore, restate con noi. E 10 sempre in onda questa mattina, questo giovedì, insieme con Melania Sciscio. Melania, come ti stai trovando? Tutto bene? Benissimo, fantastici. Sono contento. Siete fantastici. Puoi tornare quando vuoi, tra l'altro, visto che ti sei messa a tema sfondo, blu su blu, quindi sembri una nuvoletta nel nostro studio, facciamo così. Allora, prima di continuare naturalmente a parlare con Stefania e anche con Melania, c'è il momento naturalmente che io amo, perdonatemi, c'è Fornelli d'Autore e quest'oggi tra l'altro lo amo in particolar modo perché si parla di dolci. Ti devo lasciare un secondo, torno subito, resta con noi. Non credo abbia funzionato molto bene il teletrasporto quest'oggi, mi ha lasciato nell'ipogeo di Corte Bracco dei Germani. Buongiorno Cosimo, come stai? Tutto bene. Ci rivediamo dopo un po' di tempo. Dopo un po' di tempo. Ci eravamo lasciati con gli auguri di Natale, praticamente. Sì. Invece torniamo qui, sono finite le feste, hai mangiato tanto. Possiamo dire anche finalmente. Finalmente, perché sono state abbastanza lunghe. Io devo dire che sono abbastanza, sono riuscito a mantenere un po' la linea. Tu anche. Ce l'abbiamo fatta. Diciamo di sì. Dovremmo portare una bilancia per vedere se fosse meglio di no. Lasciamo stare. Non avere brutte notizie. Allora, che ci prepari quest'oggi? Allora, oggi facciamo un dessert che si chiama soffiatino di ricotta, che verrà accompagnato da una crema inglese al maraschino e un'insalatina di arancio e melograno. Vedo però ancora un prodotto tipico di questi giorni, un pandoro. Esatto. Come mai? Allora, questa è una ricetta, se vogliamo, di recupero. Ok. No? Siamo in pieno clima di crisi, quindi di recupero, di, se vogliamo, risparmio energetico. Ci sono ancora pandoro e panettoni all'interno dei supermercati a 2-3 euro. Anche sono a casa, ottimi. Magari mangiucchiati e lasciati lì. Infatti. Per, diciamo, regali, disperazione. Regali, okay. Cesti e via dicendo. Ok, quindi se vogliamo, questa ricetta è mirata appunto al riutilizzo. Al riutilizzo, sì, se vogliamo, tranquillamente. Chiarissimo. Ok, partiamo subito con, sempre perché veniamo da questo periodo abbastanza ricco, carico. Abbiamo fatto una crema di ricotta, okay. Quindi andiamo a realizzare con della ricotta che io ho già setacciato e lavorato con dello zucchero a velo, quindi giusto una punta per far sì che non risulti salata la crema. Ok.
che a me piace che la ricotta comunque sia presente, cioè se decido di inserirla all'interno di un piatto si deve sentire. Ok, deve essere un po' formaggiosa, ma deve essere sempre un dolce, quindi esatto, comunque un po' di zucchero a velo. Qui invece allora, c'è della panna. Qui c'è della panna che, come ormai penso tu abbia imparato, si utilizza come base, no? Sì, ho detto bene? Più o meno, più o meno. È semi montata. Ah, semi montata, sì, questo me lo ricordo, lucida semi montata. Esatto, e la andiamo a inserire in due volte. Prima metà, come la scorsa volta, deciso ma delicato. Me lo ricordo perfettamente. Andiamo a ottenere questa crema di ricotta soffiata, se vogliamo. Quindi andiamo ad aiutare la ricotta a mantenere la sua cremosità, ma allo stesso tempo gli recuperiamo un po' di aria che alla ricotta decisamente manca. Posso provare? Provaci. La riuscita del dolce dipende da me. Dipende da lui. Come sta andando? Perfetto. Va bene? Perfetto. Deciso, però un po' di... Dai, sì, non è niente. Lascia Cerca stare. Sempre di tenere tutte le pareti pulite. Ok, perfetto. In questa maniera. Ok, chiederò ad Antonio di assumermi in pasticceria. Ok, a questo punto mettiamo la crema un attimino da parte. Io ho già realizzato un disco. Con il pandoro. Con il pandoro. Okay. Quindi ci aiutiamo con un coppa pasta. Ah, andiamo. E possiamo fare delle formine in esatto, pratica. Realizziamo dei dischi di pandoro. In questo caso, dato che dobbiamo fare solo un dessert, ne facciamo tre. Quindi ricaviamo. Quello poi lo riutilizzeremo oppure lo mettiamo nel latte caffè al mattino? Possiamo creare... A caffè latte, naturalmente. Esatto. Possiamo tranquillamente creare un tortino. Ok. Da questi scarti. Che andranno a creare un altro dessert, se vogliamo. Chiarissimo. In questo caso utilizziamo solo i dischi. Quindi cosa facciamo? All'interno del nostro ring posizioniamo il primo disco. E il ring è sempre il coppa pasta. Esatto, okay. Il coppa pasta d'acciaio. Piccolino, coppa pastino. Sì, quindi pasticceria... La poche, che non si chiama sac à poche, voi non lo sapete, ma io naturalmente vengo a lezioni da Cosimo Maddalena e sac à poche è una ripetizione, ma si okay, chiama poche. Quindi, come la bene, scorsa volta, benissimo. 8:30. Ho detto ad Antonio che non è 8:30. Va bene. Allora, ti chiedo ancora una volta. Una mano. Lo reggo io sotto, in questa maniera, sì, un po' qui, sotto, qui, a questa altezza. Ok, sta scendendo okay, il vuoto. In questo modo. Andiamo ad inserire la nostra crema di ricotta. Ok, la metti all'interno, la facciamo scendere. In questo modo. Vediamo. Ecco qui. Parte. Ok. A te. A questo punto. Tagliamo la punta. Mi raccomando, utilizzarlo colorato perché sennò la punta diventa trasparente e noi non la vediamo e va a finire all'interno dei dolci. Ok, quindi all'interno del ring possiamo anche decidere di bagnare leggermente il pandoro. Con cosa? O uno sciroppo di zucchero, okay, oppure del succo d'arancia, oppure se abbiamo degli ospiti che sono un po' più adulti, Gran Marnier. Ragazzi, Gran Marnier. Il Gran Marnier è la morte okay, sua. Andiamo con la poche a creare un piccolo strato di crema di ricotta. Secondo strato di... Ah, ok, li impiliamo in pratica. Esatto, in questo modo. Ancora. Sac à poche. Crema di poche, abbiamo detto. Sì. E terzo disco. Con il terzo disco. Ok. Qui viene il bello. Sul terzo disco cosa ci avviene? Spolveriamo dello zucchero di canna. In questo modo. Ok. E poi andiamo a guarnire. Zuccherabello che tu avevi già utilizzato, se non ricordo male, all'interno della ricotta. Sì. Anche qui non disegniamo sullo zucchero. Qui è puramente decorativo, se vogliamo. Sì, andiamo a creare con un cannellino. Andiamo a caramellare il nostro soffiatino. Ok. Quindi andiamo a creare una crosta croccante. Diventa un po' nero, vedo. Sì, perché okay, lo zucchero caramella. Ok. Sia lo zucchero a velo è quello che caramella prima, ma quello che ci dà poi la consistenza, se vogliamo anche la croccantezza all'interno in fase di degustazione, è lo zucchero di canna che noi li abbiamo okay, spolverato. Perfetto. Infatti prima, il profumo di... A questo punto lo teniamo da parte e... Manca ancora l'arancia. Questa è crema? Questa è una crema che noi abbiamo allungato con un po' di latte okay, e il famoso Gran Marnier okay, di cui per gli adulti per creare la salsa che poi andrà
a base del piatto, okay, quindi a base del soffiatino. Ci prepariamo già delle arance a vivo e del melograno sgranato. Benissimo. In questo caso. E il decoro che sarà una cimetta di mezzo. Siamo pronti? Siamo direi. Pronti. Prendo il piatto. Per impiattare, sì. Diamo, lo quindi mettiamo qui al centro. Il piatto al centro. Eccolo qui. Mi raccomando, la consistenza della crema deve essere un po' liquida, fluida, okay, abbastanza fluida. Fluida. Quindi in questo caso andiamo a sporcare il piatto in questa maniera, anche qui non lesiniamo. Si sta creando l'opera d'arte, come al solito, di Cosimo Maddalena. Con una spatolina prendiamo il ring. Ok, lo mettiamo al centro, non centro, un po' decentrato. Ci decentriamo, okay. Ci decentriamo, a te l'onore. Che devo fare? Togliere Sfilare. Il ring? Ma va via? Ecco, non va via, come faccio? Mi dai una mano, ho paura, sì, di distruggere tutto. Vai, quanto sfila. Abbiamo fatto. Vai, ecco qua, certo. Ce l'abbiamo, è andata bene, fortunatamente. Ok, allora, e ci aiutiamo, andiamo a costruire la nostra insalatina. Ok, con arancio. Arancio. Le abbiamo preparate prima quelle. Sì, abbiamo fatto degli spicchietti pelati a vivo, in questo caso, così abbiamo l'arancio, abbiamo la parte migliore, no? In fase di degustazione. Benissimo. Solitamente l'arancio, la parte bianca, i semini, sono quelli invece che invece così recano, prendiamo la parte più succosa. Abbiamo una cosa sicuramente più elegante. Melograno. Melograno. Chi di melograno da spargere. Vado vai, io? Vai, in maniera vai. Proprio rara. Sì, sì, sì. Posso sì, fare sì. Tipo salt by. Esatto. Un po' esagerato forse. Vai. Ah no, vanno? Ok. Sì, 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 sì. Andiamo a sporcare. E l'ultimo tocco. Come al solito una mentuccia. Una cimetta di menta. Okay. E il piatto, devo dire. Vediamo. Con un po' di zucchero a velo sopra, non lesiniamo. Non lesiniamo sullo zucchero. A me, io non lo mangerei neanche perché è così bello da vedere che e questo non... è il nostro soffiatino di ricotta e arancio. Un'opera d'arte, direi, assolutamente. Cosimo, eccezionale. Grazie naturalmente. Grazie perché il riuso e il riutilizzo sicuramente in questo periodo è essenziale, soprattutto anche in cucina. Io ti ringrazio, ci vediamo prossimamente. Ci vediamo sicuramente. Come al solito, torno in studio, ci vediamo presto. Alla prossima, ciao. Francesco, ciao. Deciso ma delicato, deciso ma delicato, mi devo ricordare questa cosa perché ogni volta con Cosimo Maddalena è deciso ma delicato. Tra l'altro non so se hai visto, nella schermata finale c'erano fusilloni con il baccalà, era sbagliata, la troverete naturalmente sui nostri social, corretta, così potrete naturalmente anche seguire voi le nostre ricette. A te piace cucinare? Mi diletto, mi piace più mangiare. Un po' a tutti piace sempre più mangiare. Chiedo invece anche a Paolo Labati, che vedo in collegamento in questo momento, preferisci cucinare o mangiare? Paolo, buongiorno. Buon anno a tutti. Buon anno. Io preferisco cucinare e mangiare. Ah, bello, quindi cucinarti da mangiare, facciamo così. Sì, perché poi mangiare così direttamente dalla busta o dalla scatola, poi bisogna cuocerle. Benissimo, soprattutto che so il tonno, aprirlo e mangiarlo direttamente non è bello. Buon anno, buon 2023, come è iniziato quest'anno? Bene, come tutti gli italiani, con l'influenza, quindi bene direi, no? Cioè se inizi male, poi può solo migliorare. Sei un po'... Ti sento un po' raffreddato, hai preso qualche medicina? Sto sentendo da qualche notizia che mancano i medicinali dai farmacisti. Tu sei riuscito a trovare tutto, curati, mi raccomando. È più facile trovare la droga che il Nurofen, nel senso. Ho trovato tutte e due, quindi ho trovato tutte. Sì, perfetto, meglio. Si scherza. Prima scherza, anzi, buon anno, sono felice di essere qua, grazie dell'invito, siete carinissimi, gentilissimi, siete persone meravigliose. Porte. Ok, come mai grazie tutta questo amore di colpo? No, perché è uscita una classifica delle città più educate d'Italia e due sono in Puglia nelle prime 10. La prima è Bari e poi abbiamo Taranto. Dura. Siete gentilissimi in Puglia. Grazie di avermi invitato. Grazie mille. Non ho portato niente, scusate, volevo portare. No, ma non ti preoccupare, non sapevo fossimo gentilissimi. Stefania, Melania, voi sapevate di questa classifica? Avevo letto. Ah, ok, vi sentite gentili?
Ma io sono gentile. Ok, no, non era un'accusa, per carità di cosa. No, però non litigate. Anch'io mi sento gentile, ma non pensavo addirittura da classifica, Paolo. Non litigate voi due. No, non è carino, no, no, sulla classifica della gentilezza. Però, cioè, per esempio, in Friuli sono meno gentili, al nord sono meno gentili secondo questa classifica, e forse lo conferma anche questa riunione di condominio in Friuli, che è nel paese di Porpetto. C'è stata una discussione durante l'assemblea di condominio fra i condomini e l'amministratore. Alla fine hanno mosso delle accuse all'amministratore, l'amministratore si è arrabbiato, è andato via, ha portato via i verbali dell'assemblea, e mentre appunto i condomini stavano parlando della situazione, si sono accorti che l'amministratore è andato via e li aveva chiusi dentro nella stanza delle riunioni. No, cioè, è stata licenziata lei sul colpo, e lei per ripicca si è portata via i verbali e ha chiuso dentro tutti i condomini, che hanno dovuto chiamare la polizia, penso i carabinieri, che sono dalle forze dell'ordine, sono andati a riaprire la stanza delle riunioni, insomma. Quindi c'è differenza, cioè magari a Bari non sarebbe successo. Bravo, no, ma dico, strano che sia stata licenziata, non me lo sarei aspettato un atteggiamento del genere dai condomini, no? Ma poi di solito gli amministratori durano in carica 40, 50 anni, 60, cioè sono ereditati da padre in figlio il lavoro dell'amministratore. Si vede che gli hanno trovato magari la cresta che ha fatto sulle fotocopie, ecco. Potrebbe essere, sicuramente poteva essere. Anche essere che li abbia chiusi dentro per fargli risolvere tutte le diatribe e per agevolarli. Che non è un'idea sbagliata. Comunque, nuovo anno, si fanno i conti di quello vecchio, e come tutti gli anni, nelle varie stazioni che ci sono, dove ci sono gli uffici degli oggetti smarriti, si fa il conto di quello che è stato ritrovato durante l'anno. Nel caso di Milano, in testa alla classifica ci sono i portafogli, seguito da borse e zaini, cioè quindi le persone hanno perso maggiormente portafogli, borse, zaini, chiavi, e tutti, poi anche una galassia di dispositivi tecnologici che insomma ci accompagnano. La cosa che però mi ha un po' stupito sono, oltre collane, bracciali e ciondoli, le 24 fedi nuziali ritrovate dall'ufficio oggetti smarriti. 24 fedi, ma sono state smarrite o sono state volutamente, guarda, smarrite? Secondo me magari sono pendolari, non so, magari lavorano a Roma, Napoli, durante la settimana si trasferiscono per lavoro a Milano, però magari a Milano hanno l'amante. Quindi cosa fai? La prima cosa, scendi dal treno, sfili la fede. Io ho fatto questo ragionamento. Anche addio al celibato mi vengono in mente. L'appoggio un attimo qui, tanto non la dimentico, vado via e poi no, è andata così. Mi è venuto in mente perché anche tu lo fai sempre quando viene. Non sono mai stato sposato, non ho mai indossato anelli, quindi non è un caso mio. Piuttosto leggevo di protesi anche, tu so che sei pendolare fra Milano e Piacenza, l'età avanza, non è che hai dimenticato qualcosa? Non lo so, però è possibile, perché hanno trovato anche delle dentiere, hanno trovato delle auricolari per... No, le auricolari ce le ho, ok, quindi va bene, no, tutto a posto, no. Io non ho perso, per ora non ho ancora perso niente per quest'anno, nel 2022 non so neanche cosa posso aver perso, però per dire che quando perdi anche, non so, un telefonino o un altro apparecchio tecnologico, in questo momento storico è fondamentale, può succederti come il signor Fulvio, che da Lecce è andato a Milano per curarsi in una struttura ospedaliera, i parenti hanno ricevuto un messaggio da parte del servizio sanitario dove si chiedeva di riconoscere il defunto, e quindi questi parenti a Lecce avevano ricevuto la notizia che il povero Fulvio fosse morto. In realtà il povero Fulvio non aveva più il telefonino, quindi i parenti non riuscirono più a mettersi in contatto, e il servizio sanitario nazionale l'aveva dato per defunto. Invece il signor Fulvio è vivo e lotta insieme a noi, senza telefonino, ma c'è, insomma. Quindi un augurio al signor Fulvio. Facciamogli in bocca al lupo al signor Fulvio, che era andato a Milano per curarsi, e uno non può star bene. Parlavamo prima con Melania, lasciare il telefonino da parte, addirittura adesso ti danno per morto se non rispondi al telefono. Bisogna, deve essere confermata che fosse andato per curarsi, magari il signor Fulvio aveva l'amante, ecco. Quindi il signor Fulvio aveva anche lasciato l'anello di lato. Comunque la cosa è che i parenti avevano già preparato il funerale, quindi erano già informati per tutto quello che era la cerimonia. Pronto, comunque c'hanno un bonus dalle onoranze funebri. Facciamo così. Paolo, saluti, grazie a Fulvio.
Grazie come sempre, saluti anche a te, vai a riprendere la protesi in, in stazione che ti aspetta naturalmente. Buona giornata. Buona giornata e buon weekend. Carina questa cosa delle fedi nuziali, vedi, 24 in un anno non sono poche comunque, sono tante. Sono tantine. Dici, c'è gente che l'appoggia lì da qualche parte? Ma potrebbe essere. Potrebbe essere, prima sì. Di chiudere ti devo fare una domanda, perché so che collabori con una nostra amica di Caffè Latte, Manuela Vitulli, e collabori con il suo blog, giusto? Sì, sì, mi occupo della rubrica eventi sul blog di Manuela Vitulli, che ammiro tantissimo a livello umano e professionale, quindi sono felicissima di questa collaborazione nata a novembre. Quindi da pochissimo, eventi in Puglia, quindi mostre, concerti, eventi culturali e no gastronomici. Prossimo evento al volo? Prossima settimana la Focara a Novoli, quindi Salento. Provincia di Lecce? Sì, sì, e sarà importante perché sappiamo benissimo quel grandissimo falò, oltre 20 metri di altezza e diametro, quindi importantissimo. È un evento bellissimo, lo verremo a cercare naturalmente sui tuoi social, sul blog di Manuela, che salutiamo in questo momento. No, ma... ti ringrazio per essere stata con grazie noi. Grazie a te Francesco. Questa davvero. Te la regalo, la porti mille. A casa tua, così ti fa sempre compagnia. Noi chiudiamo qui la nostra puntata di quest'oggi. Stefania, prima di chiudere, come al solito, l'ultima parola è la tua con la slide satirica del giorno. Sì, in realtà stavo leggendo prima una notizia al volo. Vai. Col potere delle piante circondarsi di verde scaccia via la tristezza, quindi... dobbiamo mettere un po' di piante a cappellate. Non so se avete il pollice verde, no. Però... non siamo tristi, ma abbiamo bisogno anche di piante a cappellate, assolutamente. Vediamo la slide finale invece per chiudere. Sì, per chiudere un'ultima ora sul PNRR. Il governo assicura che appena riuscirà a capire cos'è, inizierà a lavorarci alacremente. Ringraziamo Simone Nesi e Sinapsi Satiriche, noi ci vediamo domani. Caffè Latte Shakerato, il meglio della nostra settimana insieme. Buona giornata e buona settimana a tutti.